Roberto Inglese finalmente è tornato dopo un'annata difficile, però con tante soddisfazioni, con il Chievo Verona nella tua, tra virgolette, vasto. Perché spieghiamo innanzitutto, tu sei originario di? Sono originario della Puglia, precisamente di Lucera, però mi sembra tutti gli effetti la stessa. Noi abbiamo sempre detto vastese d'adozione, infatti oggi ti ritroviamo qui a Vasto, lo dici sempre, appena puoi scappi qui per tanti motivi. Qui ho famiglia, amici, a mio avviso è una delle città più belle d'Italia, sono felice di vivere qui e ci vorrò vivere anche in futuro. Con il Chievo tante soddisfazioni, hai sottolineato, dopo aver fatto il primo gol in Serie A, che lo dedicavi comunque ai tuoi amici. Ci sono sempre gli amici nelle tue interviste e nelle tue dediche. Perché lo dedicavi a loro? Perché comunque mi hanno accompagnato in tutto il percorso che ho fatto. Adesso ho tanti amici, però adesso è facile averli perché una volta arrivati in Serie A tutti ti si avvicinano. Invece loro ci stavano fin dall'inizio, da quando ero piccolino, io giocavo alla PGS, Pescara, Pezzane, Cagli. Hai nominato il Carpi, una società che ti ha portato alla ribalta, con cui hai vissuto un sogno quasi come quello di Ranieri quest'anno, un sogno che poi ti ha portato anche al Chievo, quindi una realtà sempre in crescendo quella tua. Sono a Carpi, sono stati 2 anni bellissimi in cui sono conosciuto tanto. È normale vincere un campionato di Serie B, un campionato difficile, con una squadra in cui eravamo tutti ragazzi, è stato qualcosa di favoloso. Io personalmente lo potrei paragonare alla favola del Leicester, nessuno ci dava come vincente, ma alla fine l'abbiamo ammazzato il campionato e l'abbiamo vinto. Poi i festeggiamenti in piazza sono stati fantastici. È normale, mi spiace per come sono andate le cose, perché purtroppo non sappiamo tutti sono dei processi. Ho tanti ricordi lì e soprattutto tanti amici e mi spiace, però il mio destino ha voluto che avessi con la maglia del Chievo per quest'anno. Per me personalmente è da molto. Non solo per quest'anno, perché è una notizia di pochi giorni fa, il tuo rinnovo proprio con il Chievo. Sì, rinnovato per altri 4 anni. Voglio ripagare la fiducia e spero di stare a lungo lì, perché è una società bella, sana, e io la paragono a una famiglia. C'è tutto e quando hai bisogno di qualcosa tutti si mettono a disposizione. Quindi spero di restare più a lungo possibile. Adesso una parte simpatica, hai sempre nominato questi amici, di cui uno, ricordiamo, è a fianco, e innanzitutto vogliamo che ce lo presenti, Roberto Inglese. Lui è Ernesto, il mio migliore amico, quando eravamo piccolini li stavamo insieme, anzi grazie a lui che ho iniziato a giocare a pallone, perché nella PGS abbiamo giocato insieme. Devo dire che qualche volta mi sono ispirato a lui, però col passare degli anni io sono diventato un pochino più forte di lui. E quindi già una frecciata alla data. Chiediamo a lui allora di dirci se è contento di quanto sta facendo Roberto, del rinnovo con il Chievo, e dove magari lo vorrebbe vedere. Vabbè, ovviamente sono felicissimo, perché come diceva lui siamo praticamente cresciuti insieme, quando siamo bambini siamo insieme, abbiamo fatto anche qualche esperienza poi insieme, quindi diciamo che non sono felice di più. Ovviamente gli auguro il meglio, spero di vederlo. Ma vabbè, io dico una squadra del cuore che l'aiuta, ovviamente. Però lui già sta facendo, cioè ha fatto già per me il massimo di quello che pensavo potesse fare per adesso, però sono convinto che arriverà a calcare campi ancora più importanti di quelli del gioco. Quando vedete le partite di Roberto in televisione o dal vivo? Gli dite male, come si direbbe a qualsiasi giocatore? Sì, personalmente sì. Sono molto critico, però poi alla fine mi rendo conto che stare su un divano, vedere la partita è una cosa, quando la giochi è tutt'altro. Sembra tutto facile, poi quando sei in campo è tutto diverso. Questo lo dovrebbero capire non solo loro, ma molte persone che magari da fuori è tutto diverso. Invece una volta che stai lì dentro, ma tutto a 300 all'ora, non è sempre facile fare la domanda. Lo prendereste nel fantacalcio, Roberto Inglese? Io ho fatto il fantacalcio quest'anno, l'ho preso. Io forse l'unico problema. No, io l'ho preso, l'ho anche schierato. Però la partita, poi appunto, quando fece il primo gol, l'ho messo in panchina e alla fine me ne sono contento.
avrei sicuramente vinto quella giornata. E quindi per scaramanzia poi andava messo tutte le altre volte anche in panchina? Sì, personalmente sì, dopodiché non ho giocato più, no, grazie a parte alla fine ho rimesso titolare molto spesso. Roberto, adesso tocca a te. Hai nominato i tuoi amici, vogliamo che ad ognuno dei tuoi amici associ un giocatore di calcio, di Serie A, e ci dai anche la motivazione. Beh, partendo da lui sicuramente l'ho associato proprio ieri, ma tutto il resto del nostro gruppo l'ho associato proprio ieri, perché è il Robber per eccellenza, dai, cioè in tutti i sensi, non solo nell'ambito sportivo, ma in tutti i sensi della vita. E poi è bello perché quando usciamo col Vasto, e quando dicono bomber non chiamano a me, ma si chiamano a me. Perfetto. Poi chi c'è? C'è Yuri, il più piccolo del gruppo, e a mio avviso mi ricorda molto Giovinco. Non lo so, forse sarà per la stanza fisica o per le sue qualità. E poi c'è Daniele di Foglio, che come terzino lo associerei a Digne della Roma, perché quest'anno ci ho giocato contro e secondo me Daniele ha il piede più educato di Vigli, il mancino più educato di Vigli. Poi che abbiamo? Domenico Ferrazzo, e da lui, da napoletano, spiegato qual è, sicuramente a Cosa Lavezzi, che è uno dei suoi idoli. E Cristian Anfranchi, purtroppo non sappiamo a chi associarlo. Da una mano lui! E il mio amico si finisce Birindelli. Però la motivazione non la sappiamo dare. E chi c'è più? Fabio De Torre, che purtroppo ci ha lasciato perché è andato in Australia, e questo è stato una grande perdita per noi, perché è un pezzo importante di questo gruppo, però non li risparmiamo perché secondo me li ho con l'Ambrocchi, cioè con gli stessi piedi. E chi c'è rimasto? Alessio è dura perché ha smesso tanti anni e pure il fisico è da tanti anni, però più la sociale adesso. Adesso grazie. Perfetto. Allora, vacanze per Roberto Inglese significa? Ma sicuramente tornare a Vasto e godere un po' il mare, soprattutto la mia famiglia, perché sono tanti anni che sto fuori, quindi è solo questo mese a disposizione. Stare un po' con loro, ho programmato delle vacanze prima con degli amici e poi ovviamente con la mia ragazza. Vasto vuol dire anche vastese, l'hai seguita, hai fatto i complimenti anche su Facebook per la promozione, cosa auguri a tutti i tifosi di Vasto? Sicuramente una piazza che merita palcoscenici più importanti della promozione, dell'eccellenza, già in Serie B ho un po' campionato e spero che la società e la squadra continui questo progetto che è iniziato l'anno scorso, perché per il tifo che ha Vasto è importante che stia in palcoscenici superiori, quindi gli auguro il meglio. Io il mio amico Nicola da Pena vi faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione prossima e spero che si colgano tante soddisfazioni. Dei giocatori si dice spesso che sono social dipendenti, anche per Inglese vale questo? Ma non si tratta di essere social dipendenti, è che arrivati a un certo punto magari ci sono tante persone che ti seguono ed è giusto e rispettoso magari dargli delle notizie della tua vita oppure postare qualche foto in più, però questo non è una dipendenza, è solo un piacere che magari si fa alle persone che ti seguono e ti amano e ti danno la dimostrazione del loro affetto. Primo gol in Serie A di Roberto, vogliamo sapere quando ha segnato la reazione degli amici. Allora, primo gol in Serie A di Roberto, eravamo a casa di Cristian Lanfranco, che abbiamo citato. C'è stato un momento in cui non si è capito più niente, perché abbiamo praticamente distrutto il divano, un casino, eravamo quasi tutti, eravamo in 5 o 6. Però ce lo sentivamo, devo essere sincero, lo sentivamo che facevamo loro quella partita e al gol è successo un casino. Emozioni invece di Roberto dopo il primo gol in Serie A? Beh, il sogno che rincorri da bambino, normale parlarne adesso, che dopo che fai 26 partite in Serie A sembra tutto scontato, però quando sei lì devi esordire. Sogno che aspetti da quando eri piccina, un'emozione indescrivibile. Normale che dopo quando giochi spesso ti avvite, spero di farne tanti altri perché
quello che voglio e sono da quando faccio. Il gol più bello secondo te che c'è stato nel campionato di Serie A è di Higuain o di qualcun altro? Beh, sinceramente anche il mio Udinese non lo disprezzerei, non sono stato stati parecchi, però è normale che Higuain ha dimostrato di essere un livello superiore a tutti gli altri quest'anno, quindi tutti i meriti di capocannoniere, miglior giocatore, miglior gol, secondo me devono andare. Gol con l'Udinese che poi è finito anche sui social, su Facebook, Lega Serie A, come uno dei migliori gol, quindi va sottolineato. Visto che è stata una buonissima annata, sicuramente i tuoi amici ti diranno sempre di offrire qualcosa, che gli devi offrire qualcosa, non te la puoi cavare solo dopo che sei tornato, dopo il gol, dopo aver firmato, quindi volendoli portare fuori tutti insieme, se dovessi scegliere un posto, un ristorante, e perché un pub, un bar, perché poi lì? Ma sinceramente li porto a cena tutte le volte che scelgo, quello particolare. È vero, conferma. Però no, è giusto, dopo questa bella annata, ringraziarli perché mi hanno seguito costantemente, per dire la verità. E come posto sceglierei, non so, una bellissima location che secondo me è il Castello Aragona, una bella cena di pesce, e ci divertiamo così. Ok, è andata per questa cena, ha confermato la mia. Sono soddisfatto. Sono soddisfatti della cena e l'hanno accesa. E invece se li dovessi portare in vacanza tutti insieme, dove e perché? Credo che tu ci abbia anticipato, perché sono prenotato dall'1 al 5 a Barcellona e ovviamente tutta spesa mia. Anche qui contentissimi. La scelta è andata bene? Perché Barcellona? Ma penso sia una località giusta per fare una vacanza con gli amici, non è una località lontana, quindi 4 giorni saremo lì tutti insieme, perché poi lui riparte, ricomincia la sua vita lavorativa. Chiudiamo l'intervista con un tapiro immaginario, se l'avesse dovuto dare Roberto Inglese a qualcuno della sua squadra del Chievo. Ma sicuramente c'è stata una scena comica quest'anno che è stato, come posso dire, il gioco, lo scherzo che abbiamo portato avanti per tutto l'anno, quando Floro Flores ha tirato un calcio in culo al mister, si può dire, ma per sbaglio, perché non se n'era accorto che era lui, e da allora abbiamo sempre detto che gli avremmo fatto recapitare un tapiro per quello che avevamo fatto, quindi questo tapiro immaginario io lo dividerò.